Truffa, indagati due umbri e il caso che arriva dall'Aquila, l'inchiesta sulla ricostruzione dopo il crollo della terrazza di una casa nuova. Sono coinvolte 37 persone, il ruolo di un progettista e di un operatore edile Perugini. E poi la sicurezza per il giubileo, 10 agenti e 6 carabinieri in più, il sottosegretario Bocci a Città di Castello, prevenzione ed educazione alla legalità. Questo è l'imperativo e poi super Scippo, rubati 1.300 euro dal portafoglio e allarmi borseggiatori a Perugia. Chiudiamo come sempre con l'angolo del meteo, sole e caldo, poi l'inverno, questo il responso dell'esperto. E allora noi torniamo al Corriere dell'Umbria per le pagine regionali. Si parte dall'intervista di cui vi parlavo con la Presidente della Regione Marini, accordo ed esuberi, ad esuberi zero. La Marini che spiega come l'ente si presenterà all'incontro di domani a Terni, con in ballo il futuro dei dipendenti provinciali. L'Università per stranieri, Paciullo fa squadra e punta su un ateneo tecnologico e globale. Il rettore presenta il suo programma di governo per il prossimo triennio in vista delle elezioni del 27 di ottobre. Ancora con le pagine regionali, eccoci al giornale dell'Umbria a partire dalle strade, si corre ai ripari, trasporti, subito un vertice, incontro con ANAS per capire il programma dei lavori sul raccordo di Perugia che dureranno diversi mesi, via osservazioni e proposte sul piano regionale. E poi fecondazione, l'Umbria al top per la procreazione assistita, i tempi di attesa migliori del centro Italia. Ancora in tema di sanità, liste d'attesa, la ricetta leghista, Mancini e Fiorini chiedono di coinvolgere gli ambulatori, si deve prendere atto dei tempi troppo lunghi per l'erogazione di molti esami diagnostici e visite specialistiche, questa è la richiesta. E poi per quanto riguarda la promozione del territorio, 9 videomaker per promuovere la regione, presentato Umbria Movie, il concorso per far conoscere il cuore verde nel mondo. I prodotti verranno vagliati da una giuria tecnica e votati dal pubblico il 2 novembre. La pubblicazione. Ancora con le pagine, i fatti regionali e soprattutto di interesse nazionale con il quotidiano nazionale. Andiamo a Cascia, Santa Rita accoglie turisti e devoti, è già pellegrinaggio alla statua, boom di visitatori per il solenne monumento alle porte di Cascia. Con il dorso regionale, il caos lavori, l'abbiamo detto, vertici ANAS in regione, dai viadotti alle gallerie, gli interventi rischiano di paralizzare la città. Il mega cantiere fa discutere, così il piano finisce sotto esame. Intanto lungo la centrale Umbra chiude la carreggiata, settimana di fuoco sulla superstrada, operai in azione oggi all'altezza dello svincolo di Cannara. E per quanto riguarda Eurochocolate, Guarducci si gode l'accelerazione, siamo già oltre la media degli incassi, secondo il patrone la gente ha ricominciato a spendere, domenica gli stand avrebbero registrato un più 12,5%, ma come abbiamo visto, c'è anche l'allarme borseggi, nel fiume umano dei visitatori, una turista derubata di 1.500 euro, qualcuno si è accorto del furto solo in serata. Questo quindi per Eurochocolate, ma in tema di sicurezza, guardando ovviamente all'ormai imminente giubileo, c'è stato un incontro a Città di Castello, presente il sottosegretario Bocci. Ebbene, Bocci ha detto puntare su prevenzione ed educazione alla legalità. Il sottosegretario all'interno al summit di Città di Castello, famiglie e scuole contro le droghe, la sicurezza partecipata, il pendolarismo del crimine, tutti i temi trattati per l'appunto nell'incontro. E poi con il messaggero ancora lo sviluppo dell'articolo di apertura, Balconi truffa, indagati due umbri. Nell'inchiesta sulla ricostruzione post-sisma finiscono un direttore di cantiere e un noto progettista, chiuse le indagini per 37, che la procura accusa di truffa allo Stato per 18 milioni di euro di crollo doloso e di falso. E noi torniamo al Corriere dell'Umbria per iniziare l'esame delle pagine dai territori. Lo facciamo partendo dal capoluogo Perugia, dove c'è la cronaca giudiziaria in primo piano con un uomo che aveva abusato del nipote invalido, la terribile storia è sbarcata ieri in corte d'appello. In primo grado lo zio era stato condannato a 5 anni. Sono diversi gli episodi, fatti e processi riportati. Ancora per la cronaca, trascorre la notte con un trans e gli portano via l'orologio d'oro. È accaduto in un'abitazione di Porta Pesa, però
Perugia, denunciato un 25enne. Questa mattina intanto a Monteluce l'ultimo saluto a Riccardo Ceccati, alle 10.30 il rito laico per salutare lo psichiatra morto sabato pomeriggio sul Subasio. E ancora da Perugia la questione migranti, più controlli nell'ostello di Ponte Felcino. I consiglieri Sergio De Vincenzi e Lorena Pittola presentano un ordine del giorno sulla struttura di accoglienza. Andiamo ad Assisi, il fatto di cronaca richiamato nelle prime pagine. La badante abbandona l'anziana malata, una donna romena di 55 anni è stata denunciata dalla polizia dopo la segnalazione della figlia della 91enne. Ancora dai territori, Città di Castello, il centro storico vietato alle auto, accende il dibattito, i lavori si avviano alla fine e in città prende forma una discussione destinata a proseguire nei prossimi mesi. Intanto è stato l'ultimo fine settimana, quello di altro cioccolato a far emergere, risaltare questo dibattito. Ebbene, il bilancio è positivo, l'assessore Carletti dice programma di alta qualità per la manifestazione. Sempre dall'Alto Tevere, andiamo a San Giustino, i libri vanno incontro ai lettori, mini biblioteca di vicinato che si rivolge a grandi e piccini. Ad Umberti, al via la bonifica degli edifici con Eternit, approvato in Consiglio Comunale, un ordine del giorno, la questione era stata sollevata un anno fa dai grillini. Infine da Montone, primo incontro di sindaco, vice e assessore con il nuovo comandante dei Carabinieri, il capitano Manichino in Municipio. Ancora cronaca dall'Alto Chiascio con le scorribande al capolinea per tre pendolari del furto. I carabinieri li hanno denunciati per un furto affossato, ma si sospetta che abbiano colpito anche nell'Eugubino. L'intensificazione dei controlli sul territorio voluta dal comandante provinciale Fiore per prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio sta dando i primi frutti, come dimostrano le operazioni portate a termine con successo dal capitano Zago e dal maresciallo Zenobi, comandante della stazione di Fossato di Vico. Ancora rimessa a nuovo la scuola di Cipolleto, interventi per 27.000 euro, ieri mattina la consegna della struttura a insegnanti e alunni. E poi da Schegge Pascelupo, telefona all'amico e poi si toglie la vita gettandosi nel vuoto del ponte, ponte a botte. Ancora per la cronaca, cane di piccola taglia ritrovato dai vigili, di colore rossiccio. Per l'Alto Chiascio andiamo a Gualdo Tadino, fai marathon, colma di gente e musei, e San Francesco fa il tutto esaurito. I pittori dal cuore sacro, curato da Vittorio Sgarbi, continuano a catturare l'interesse dei visitatori. Sempre da Gualdo, al Teatro Manscena, Porta San Donato, il 5-6 novembre al Don Bosco, la commedia dialetto. Poi il PD cura le ferite del passato e ritrova l'unità, siamo a Nocera Umbra. La cronaca da Foligno, abbiamo visto in prima pagina, fanno saltare in aria il bancomat col gas, ma il colpo va a vuoto. L'esplosione nella notte danneggia lo sportello, ma la cassaforte resiste. I malviventi costretti alla fuga non fanno in tempo a rubare il denaro. E sempre per la cronaca, sfondano vetrate, rubano la cassa del bar Duomo, i ladri hanno agito di notte, si sono impossessati anche della macchinetta cambia moneta. Di tutt'altro genere servizio sull'iniziativa Foligno Cammina, piedi e cuore per Colomba Antonietti. Stasera torna dunque l'iniziativa. Sempre dalla Valle Umbra, ancora da Foligno, emergenza sbarchi, la giunta comunale assegna ai profughi 10 casette di legno, gestire i prefabbricati, 5 Capodacqua e 5 a Belfiore sarà l'Arci Solidarietà di Perugia. Dal comprensorio, fine settimana con il Girolio d'Italia, al Trinci, degustazioni e mostra mercato. Quest'anno la produzione di extravergine è tornata ai livelli di qualità mancati nel 2014. Intanto si infoltisce la pattuglia umbra all'interno dell'associazione Città del Vino. L'apertura da Spoleto in centro storico, si dice addio al cassonetto. Dopo i privati parte la differenziata anche per le attività commerciali. Entro fine mese spariranno i bidoni stradali, ecco i numeri del servizio. Con il giornale dell'Umbria, ripartendo da Perugia, dal capoluogo, il piano strade in rampa di lancio presentato ad agosto entra nel vivo in diverse zone, i lavori andranno avanti fino al 30 di novembre. Minimetro squarta, incalza la giunta regionale, il consigliere di Fratelli d'Italia chiede subito chiarezza sui 2 milioni di euro promessi al
comune. Paciullo pronto allo sprint, parliamo dell'università per stranieri, Ateneo unito sulle sfide. E sulle mense sempre di più scontro, Promizzi rinvia il Consiglio Grande. La conferenza dei capigruppo boccia la convocazione, il PD attacca. Euro Chocolate, assaggi e libri. Oggi la firma dell'accordo commerciale con il Gabon, alla Rocca Paolina, cioccolata con l'autore. In Perù è un viaggio destinato a conoscere uno dei principali paesi produttori di cacao, questa iniziativa appunto destinata al paese dell'America Latina. E poi oncologia, nuovo regalo da Avanti Tutta, l'associazione di Leonardo Cenci ha donato 10 poltrone per chi assiste i malati ricoverati nel reparto. Sempre da Perugia, osteoporosi, meglio prevenire, in 280 fanno lo screening grazie ad un'iniziativa di prevenzione. Andiamo nei territori, partendo da Foligno, vaccinazioni dei bambini, cifre sopra la media, raggiunto il 96,68% dei minori. Detto della cronaca, fanno saltare il bancomat e fuggono, tentato colpo nella zona di San Magno. Da Spoleto, degrado e sporcizia al cimitero di Eggi, l'ASE promette l'intervento. Dall'Alto Tevere, i palazzetti dello sport pronti a breve, Massetti, l'assessore di centro a metà novembre, completata la prima fase dei lavori. E poi dall'Alto Chiascio, fossato di Vico, raffica di furti, 2 arresti e 4 denunce dei carabinieri, presi di mira esercizi commerciali e tabaccherie. Ancora Cade dal Ponte, muore dopo un volo di 80 metri, successo a Scheggia. Da Cipolleto a Gubbio, rimessa a nuovo la scuola, presentati i lavori di adeguamento e di messa in sicurezza. Infine da Gualdo, turismo, la cultura fa crescere i visitatori, l'annuncio del sindaco Presciutti nel 2016 in programma eventi nazionali e internazionali. Ancora con il giornale dell'Umbria, anzi andiamo alla Nazione per parlare di Perugia. Non paghi multe e tasse se pulisci i parchi, il comune verso il baratto amministrativo. Bori dice mano tesa a chi non ha occupazione, proposta approvata in commissione, opportunità alle famiglie in difficoltà, riduzione o esenzioni dei balzelli a chi svolge attività e volontariato. E poi caos lavori, vertici in ANAS in regione, l'abbiamo visto, e abbiamo visto anche la cronaca legata ad Euro Chocolate, mentre il servizio di apertura della Nazione dedicata alla raccolta dell'olio, di olive di questa stagione, la riscossa dell'olio annata record, elevata quantità e qualità ottima, sospiro di sollievo dei produttori dopo la pessima stagione 2014. E in tema di olio, Girolio d'Italia in vetrina, la nostra eccellenza, mostra mercato con 23 aziende dell'Umbria. Il rettore dell'Università per Stranieri Paciullo dice: abbiamo bloccato la fuga degli studenti, mentre da Perugia, Cecati morto a inizio discesa, ecco la svolta nelle indagini, l'ASL lo ricorda, era appassionato del suo lavoro, il medico perugino precipitato. Sempre con la Nazione, andiamo ad Assisi, collegare i parcheggi al centro storico, subito un servizio di navetta, il sindaco Lunghi risponde alle richieste dei cittadini. La cronaca dall'Alto Chiascio: va a cena al ristorante, poi se ne va con l'incasso, raffica di furti in abitazioni e locali pubblici, indagano i carabinieri. E poi Cade dal Ponte a botte, muore dopo un volo di 80 metri, questa notizia la trovate anche nell'home page del portale www.trgmedia.it, come potete vedere, pompieri impegnati per ora nel recupero del corpo, è un uomo di 57 anni. E poi il mix tra arte e gastronomia premia il turismo, siamo a Gualdo, il sindaco Presciutti, merito del polo museale e delle associazioni, mentre il summit tra WWF e Rocchetta, il tema è quello degli attingimenti. Andiamo all'Alto Tevere, Cancian, tra povertà, immigrati e vocazioni in crisi, il vescovo detta la linea, sogno una chiesa ancora più accogliente, tagli alle unità pastorali, quelle decise dai vertici della diocesi. Da Umberti, sport come strumento educativo, c'è un tavolo, il comune si impegna nelle attività giovanili minori. E sempre da Città di Castello, altro cioccolato, la carica dei 50.000 solidali, una 3 giorni ricca di appuntamenti, arte di strada, letture pubbliche e tanta bontà, non solo cibo, spazio anche a musica, giocoliere e mangiafuoco, è stato un successo. Infine all'Erchi, 70 bambini puliscono il paese e ricevono
un bloc note. Da Foligno le casette vanno agli immigrati, cittadini infuriati con il comune, prefabbricati di Belfiore capodacqua all'emergenza umanitaria. Paghiamo le tasse qui, ma i nostri problemi vengono sempre dopo, la rabbia dei residenti. E poi fanno saltare lo sportello Bancomat, ma la cassaforte resiste. E poi droga e denaro in contante, in due arrestati per spaccio. Segnaliamo anche questa notizia, rissa tra stranieri a Porta Romana, arrivano i carabinieri. Armeni vuole tornare a casa, anche ai domiciliari, il fatto è quello del collega ucciso in caserma, scatta il ricorso per Cassazione, il nuovo difensore in procura a Spoleto. Nella richiesta si legge anche alla luce delle consulenze depositate al venir meno del rischio di inquinamento probatorio, aggiunge il penalista, potrebbe restare a casa ai domiciliari anche con il braccialetto elettronico. Questo è il senso della richiesta. Da Trevi, in migliaia la sagra del sedano nero, grande successo del tradizionale appuntamento trevano. Ancora comprensori con il Messaggero, partendo da Perugia, allarme borseggi, 30 assalti nel fine settimana in centro. E poi per la provincia, Sisi, la badante se ne va all'improvviso, denunciata. I fatti di cronaca da Fossato, rubate 1.500 euro di bottiglie, denunciati. C'è stata appunto la denuncia da parte dei carabinieri della compagnia di Gubbio. Foligno, cassaforte resiste all'assalto, ladri in fuga a mani vuote, un boato alle 4 ha fatto scattare l'allarme, intervento degli agenti del commissariato, danni alle vetrate della banca colpite dall'onda d'urto dell'esplosione. Poi droga del fine settimana, due arresti per hashish, ancora bollette, acqua in ritardo, la VUS spiega e dà le date, servizio su Giroglio d'Italia che apre il centro al gusto a Foligno. A Spoleto rifiuti, stangata in bolletta, solo un errore di lettura, ora le rate sono due, mentre un anno fa nel 2014 erano tre. Allora noi ripartiamo dal Corriere dell'Umbria per veloce esame delle pagine di economia, poi chiuderemo con la cultura e gli spettacoli. C'è l'ex Merloni in primo piano con il Corriere dell'Umbria, perché la Fiomme dice: ora tutti si attivino per salvare l'azienda, i sindacati pronti a fare il punto sulla situazione lanciano un appello per azioni più incisive, lo faranno il punto questa mattina con una conferenza in consiglio regionale. La cassa integrazione straordinaria per 700 lavoratori scadrà il prossimo 31 dicembre, parliamo naturalmente di quelli riassunti alla JMP. Ancora economia, uno sguardo al giornale dell'Umbria con le eccellenze umbre a Expo, due giorni a Milano per i piccoli produttori di nicchia con l'assessore Cecchini. E andiamo anche alla Nazione per parlare di economia, lo facciamo anche qui con la Merloni, l'ex Antonio Merloni in primo piano, soprattutto con le ripercussioni che ovviamente riguardano il territorio. Ex Merloni in stand by, si lavora all'accordo, i sindacati a fine anno niente più ammortizzatori. Umbria e Marche hanno dato mandato ai loro uffici per avviare il negoziato. Con la Nazione voltiamo pagina per andare direttamente alle pagine di cultura e spettacoli per vedere le proposte e gli suggerimenti per la settimana e ovviamente per il fine settimana alle porte. Allora, Assisi, nuova capitale dei cori, ecco il Gospel Connection dal 29 ottobre al 1 novembre. Con il Messaggero, la pagina di giorno e notte, anche qui con Euro Chocolate in primo piano, sogni golosi al sapore di cioccolato. Ma segnaliamo anche i peccati conditi di D'Annunzio e l'amore per la cuoca, la Sala San Matteo degli Armeni. Coletti parla di Baltus, queste le iniziative in questi giorni. Con il giornale dell'Umbria, le pagine di cultura e spettacoli del quotidiano perugino, cartellone pieno di stelle per il Teatro Concordia di Marciano, presentata la stagione di prosa che si annuncia con un programma ricco e accattivante. Poi un Beethoven in purezza nell'oratorio del Crocifisso appena riconsegnato a Foligno. Chiudiamo come sempre con la cultura e gli spettacoli del Corriere dell'Umbria. C'è spazio in primo piano per
L'Umbria è raccontata da 9 videomakers. Con un concorso l'ente regionale si prefigge lo scopo di narrare gli scorci della nostra regione in modo innovativo e creativo. Allora noi con questo ci fermiamo come sempre per un breve stacco pubblicitario, torniamo tra poco con le pagine di sport.